Facciamo un viaggetto rapido. Dobbiamo tornare in una vecchia zona. Dobbiamo ritornare qui, in questo palazzo, che magari qualcuno sa chi è. E appena lo vedrete, probabilmente qualche ricordo vi salirà in mente. Scendiamo qua sotto. Non attiriamo l'attenzione di questi baldi giovani. Una, due, tre e quattro. Ah, 6.000 di critico. Dio mio. Quando ne facevamo una marea ero davvero contento. Adesso non mi posso lamentare, no? Allora, qualcuno si ricorda questo palazzo? Magari qua da lato no. Però dobbiamo fare un piccolo giro. Dobbiamo salire su questo cumulo di spazzatura. Ecco fatto. E viaggiarcela con il doppio salto. Prima qui, poi qua sopra. Dobbiamo fare attenzione qui perché si scivola. E trovare l'angolo giusto. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo riuscire a salire qua sopra per rientrare in questo palazzo. Avete capito bene? Ho detto rientrare. Già, perché questo palazzo noi l'abbiamo già visitato. Eccoci qua. Siamo arrivati al porto industriale dell'Arasaka, proprio davanti al Konpeki Palace. Ah, quanti ricordi, quanti ricordi. Allora, qui la porta è già aperta. Ora, io qua c'ero già entrato al tempo della serie per recuperare alcune cose che adesso vi dirò, ma non so se con questo aggiornamento voi dovrete aprirvela questa porta, perché poi è una stupidata, ci vuole veramente nulla. Dobbiamo risalire per l'ascensore e rifarci tutti quanti i piani fino in cima, fino a dove cadiamo insieme a Jackie. Ah, Jackie, quanto tempo, eh? Eccoci arrivati in cima. Ovviamente questa zona non c'è nessuno per ovvie ragioni. Uno, perché questa zona l'abbiamo già ripulita al tempo. Due, perché alla fine in questa zona, tranne con questo exploit, non ci rientri più. Non serve più che tu rientri qui nel Konpeki Plaza. Anche per quello è vuoto. Ci vuole un attimo di pazienza per ritrovare la strada giusta. Eccoci qua. Oh, abbiamo trovato le scale. Il nostro più grande amico. Non è vero. Allora, come vedete, questa è una zona relax. La zona spa. Ci sono due modi per risalire di sopra. Il primo richiede un attimo di pazienza. Dovete risalire per i tubi. Sembra facile, ma ci sono dei piccoli appigli che dovete avere fortuna per riuscire a incastrarvi. Ecco qua, per esempio, basta saltare su quella scatola là sotto per poi piano piano risalire il tutto. Come ho detto, ci vuole molta pazienza perché gli appigli non sempre sono generosi con voi. E infatti sono caduto. Utilizziamo il secondo metodo, un po' più semplice del primo. Vedete questo albero? Dovete avere un attimo di pazienza, ma questo metodo è molto più semplice del primo. Dobbiamo riuscire a salire su questo albero. Dobbiamo incastrarci qua nella corteccia. Eccoci qua. Dovete riuscirvi a incastrare fra i due rami. Salire piano piano. Ecco, infatti sono andato troppo oltre. Eccoci qua, su questo ramo. E puntare lì, dritti. Oppure anche qua volendo forse funziona. Però io vado col metodo che so. Dobbiamo saltare oltre la finestra. Ecco fatto. Come vedete questa zona non clippa, quindi per favore, fate attenzione, salvate, per fortuna è già andato il salvataggio automatico e cercate di non cadere qui. Però come vedete c'è una nebbia tremenda, non si vede nulla. Questo perché questa zona in teoria non sarebbe accessibile. Basta far passare un po' di tempo, facciamo arrivare la notte. Ecco fatto, le 2:40 dovrebbe bastare. È già un po' più buio e non abbiamo tutta la luce in faccia. Dobbiamo salire qua sopra sul tetto. Una volta arrivati qua sulle ventole, dobbiamo salire qua sui pannelli fotovoltaici e anche qua salire in cima. Qua dobbiamo riprendere un'altra volta un appiglio
E credetemi, non sempre è facile. Dovete avere un po' di pazienza e un po' di fortuna. Eccoci qua, perfetto. Questo è l'angolo giusto, dovete arrivare in questo punto. E una volta arrivati qui, basta rientrare dentro la stanza di Yorinobu. Qui troverete vari oggetti, tra cui la pistola qui sul suo comodino, il cadavere del padre che è ancora qui incredibilmente, e tra l'altro ringraziamo il signore perché grazie a lui troveremo un oggetto. Basta salire per le scale, uscire qua sopra e in questa zona ci dovrebbe essere il suo elicottero. Ovviamente durante la trama principale dovremmo uscire e salire qua sopra per trovare un'arma particolare. Quale arma? La Satori, una delle migliori katane di questo gioco, visto che è uno dei critici più alti del gioco e la potete trovare solo in questa zona, ovviamente. Come ho detto, bisognerebbe prenderla durante il pezzo di trama quando arriva lui con l'elicottero. Ma se nel caso, come me, ve la foste dimenticata, basta risalire qui e la spada sarà lì. La troverete sicuramente, a meno che con gli aggiornamenti non abbiano cambiato la cosa. In questa valigia invece troverete i vestiti Yorinobu, ma soprattutto... Vedete questo tronco di albero? È abbastanza particolare perché nasconde un oggetto, l'uovo di iguana. L'uovo di iguana potrebbe sembrare una cianfrusaglia qualunque, non lo è. Prendiamolo e ce la portiamo a casa. Questo era il motivo per cui sono rientrato qui nel Konpeki Plaza. Non tanto per la spada, perché come ho già detto, ce l'ho già, ma solo per l'ovetto Kinder. Attenzione. E niente, dove sono finito? Uff, Dio mio, non ho proprio voglia di clippare da qualche altra parte. Comunque, come vi dicevo, scendiamo di sotto. Ci rifacciamo tutto quanto il percorso ora. Ecco qua, aia che male. Per fortuna le finestre come siamo entrati ci permettono di uscire. Ma c'è una cosa di munizioni qua. Chissà da quanto tempo era qui. Dall'inizio del gioco, ecco da quanto. Riprendiamo l'ascensore con cui siamo saliti, perché tutti gli altri ovviamente sono bloccati, e scendiamo di sotto. Facile facile. E ora il punto numero 2 della lista: uscire da qua. Il punto migliore per uscire è arrivare qui, in questo angolo dove c'è questa roccia più alta delle altre. Ovviamente grazie al doppio salto saliamo sopra e ci buttiamo oltre il cavalcavia. Ecco fatto. Missione compiuta. Con un paio di salti poi scavalchiamo il muro e siamo dall'altra parte, in mezzo alla civiltà, in mezzo alla fogna, come direbbe qualcuno. E infatti ora andiamo a depurare un po' questo luogo. Rimaniamo nascosti. Ho ucciso per sbaglio un tizio innocente. Ecco qua. Zacchete! E via! Un po' di feccia eliminata. È difficile trovare armi leggendarie oggigiorno, eh? Torniamo a casa. Vediamo se è una cosa automatica. Ok, sì. Appare in automatico. In questo punto, una volta preso l'uovo, apparirà questo piattino. Mettiamoci l'ovetto. E ora? La pazienza. Ciao, Johnny! Oh. Dobbiamo aspettare che l'ovetto si schiuda, vero amico? Il tuo look alternativo, fatelo dire, è veramente brutto. Quei capelli così ti stanno male, ti stanno veramente male. Cioè, io ti voglio bene, Johnny, credimi, ma no. Il vestito non è male, anzi, ti sta bene, i capelli sono terribili. Sapete qual è un equipaggiamento leggendario che vorrei cambiare? Il cappello. Il cappello ce l'abbiamo da un sacco di tempo, ma non ne ho mai trovato uno leggendario che sia bello. Ora voi potreste dire, vabbè, basta che vai nel guardaroba, ti trovi un cappello che ti piace, anche normale, e te lo metti equipaggiato. È vero, però, cioè, vorrei proprio un cappello leggendario figo. Allora, in teoria bisogna aspettare 30 giorni per far schiudere l'uovo. Non so se vogliamo far passare 30 giorni dormendo, però diciamo che non è la soluzione più ottimale. È quella più pratica, però, eh. Ah, tra l'altro,
Avevo trovato, non so neanche quando, ma si parla veramente di tantissimo tempo fa, questa statuetta di Scorpion di Mortal Kombat, che ovviamente non puoi scrivere Mortal Kombat, si chiama K.O. Kombat. Ma io questa statua di Scorpion ce l'ho veramente questa statuetta nella vita reale. E sono contento che ci sia una roba simile, che sia anche un richiamo. Bella. Vi giuro che non ho idea di quando l'ho trovata, ma me la sono trovata nell'inventario, visto che uno ce l'aveva lì sul comodino. Ho detto, vediamo se posso metterla anch'io. Comunque, ora che abbiamo ottenuto l'ovetto, possiamo fare qualche contratto, qualche piccola missione che è rimasta qui in giro per la città. Abbiamo una missione qui, entra nella zona isolata, e altre due missioni qui. A quanto pare affari di Roschian City giovano il portafoglio, lo so. Incontra Pedro nella sua stanza di motel. Ma ci sono solo due missioni disponibili, cioè o meglio tre con questa qui. Ah, me ne aspettavo molte di più. Va bene, iniziamo con questa qui allora. Tipo di contratto soccorso: salva Tiny Mike dall'incursione della Militech, luogo edificio residenziale all'angolo tra Cortes e Kennedy. Si è cacciato in un pasticcio, aiutalo oggi e lui ti aiuterà domani, sai come funziona. Io lavo una mano a te, tu lavi una mano a me. Ah, da quanto tempo, andiamo finalmente a combattere. E chissà, magari otterremo qualche bella ricompensa, tanto punti esperienza a noi non servono. Ma mi chiedo se con la prossima espansione... Ho sbagliato, perché continuo a sbagliare tasto, cazzo. Tra l'altro io ho equipaggiato il mimetismo ottico, che può renderci invisibili per 15 secondi. Beh, potrebbe essere utile per questa missione, no? Potremmo provare a metterlo. Vediamo come va. Allora, eccoli là, i tizi della Militech. Io te la butto lì. Cerchiamo di evitarli in due modi molto facili, facili. La prima, rallentiamo il tempo. Ecco qua. La seconda, ci rendiamo invisibili. Ho visto un oggetto leggendario per caso? Nessuno ci ha visti. Vediamo. Oh, calmo, calmo con quel fucile. Allora, ho visto un oggetto leggendario io però. Sono sicuro. Sono sicuro che ho visto un oggetto. Vediamo se riusciamo. Allora, lo atterriamo. Ecco, fatto, bello lui. Forse mi conviene mettere su una pistola però silenziata. Mettiamo questa qui, dai, che c'ha già il silenziatore già incorporato. Non è vero, io l'ho messo io chissà quando. Addio. Cazzo, vado a controllare. Ma era Maurizio Merluzzo? Ok, io non so come mi abbiano sgamato nonostante il silenziatore. Credo che quelli della Militech abbiano un udito sopraffino. Proviamo a vedere. C'è qualcuno qui? Sì, dietro la porta. Azzittiamo anche lui. C'è una telecamera. Dove? Credo sia al piano di sopra. Proviamo. Lo sapevo che c'era qualcosa. Ti avevo visto. Speravo qualcosa di meglio io però, Vabbè, dai. Non importa. Attenzione, ci sono due tizi. Credo che sia tutto magnifico. Ecco fatto. Cerchiamo di farla il più stealth possibile questa missione. Voglio provare a essere silenzioso. Per quanto concerne la nostra build dell'essere silenziosi, Non so se è la versione PC o se hanno cambiato questa cosa della mira automatica. Però a me sembra che l'agganciamento automatico l'abbiano nerfato di un sacco. Sia nerfatissimo. Comunque il camuffamento ottico mica male, Ehi là, c'è qualcuno? Un altro oggetto leggendario. Ottimo. Vediamo. Istruzioni però per costruire armadillo leggendario. Aspetta, mica male in realtà. Pensavo qualche cianfrusaglia, però credo di averlo già le istruzioni, o sbaglio? Sì, penso che ce le avessi già io le istruzioni per fare l'armadillo. Vabbè, nel caso non ce l'aveste, eccovelo qua. Ehi là, c'è qualcuno qui? Ehi, ciao. Ciao, tutto bene? Okay. Oh, cacchio. Ho sbagliato e l'ho mandato avanti. Che bello. Ipercritico. Potenza fisica 15. Sì, un secondo, scusami. Dov'è? Eccolo qua. Prendi l'inalatore, sbrigati. Prenditelo però, Tutto ok. Ora sto meglio. Cazzo. Cazzo. Cristo, ci voleva. Grazie.
Buon per te, dai. Sole unico. Abbiamo finito con i convenevoli? Se vuoi, possiamo andarcene. Riesci a camminare? Non hai un bell'aspetto. Riesci a camminare? Cazzo, dopo quella spirata, potrei correre i 100 metri su due moncherini. Anche ostacoli. Certo, è arrivato Usain Bolt. Ascolta, conosco una via d'uscita, ma tu pensi a quegli stronzi corporativi. Va bene. Niente paura, sono qui per questo. Ovviamente. Ok, allora, sei pronto? Minchia, andiamo. Non c'è tempo da perdere, andiamo. Ma è il mio fucile, quello grosso, che fine ha fatto? È quello? No, non me l'hanno dato. Un secondo, regina, fammi un attimo vedere l'arma che ci hanno appena dato. Che ovviamente ha requisito di forza troppo alto. Allora, ipercritico. Design robusto e mod Tiny Mike, una combinazione esplosiva. I proiettili esplodono abbattendo i nemici e all'ultimo colpo infligge sempre danni critici. Ah, mica male. Non sarebbe stato male averlo in squadra, una roba del genere. Ah, però è un cecchino, è un fucile di precisione. Peccato non poterlo usare. Vabbè, prima o poi forse riuscirò ad utilizzarlo, chi lo sa. Benissimo. Tra l'altro mi ha scritto anche a me, regina, però non ho guardato il messaggio. Vi l'autista parcheggiato di fronte all'edificio, davanti ai poliziotti? Ma è cretino. Ci pensi ci sono tu? Gli stronzi della Militech qui. Senti, sulla sinistra ci sono delle porte che vanno a un locale cinese. Sono sicuro all'80% che posso aprirle. E se è così, ci manca pochissimo per essere fuori al sicuro. Ok, muoviamoci allora. Decido mentre andiamo. Ok. Conduci Mike al ristorante oppure scorta il veicolo. Va bene, passiamo per il ristorante cinese allora. Che problema c'è? Tanto i nemici credo di averli già abbattuti tutti, no? Questo, qui. E sbrigati allora, scusami. Mike? Muoviti allora. Oh, Zhang mi ha lasciato sul sistema. Bravissimo Zhang, tu sì che sei un uomo. E io intanto ti rubo i soldi. Che brutta persona. E allora vieni, sbrigati. Ok, non c'è nessuno. Corri. Corri Mike, muoviti. Ah, dobbiamo salire anche noi? Oh, incredibile. Tra l'altro questo tizio ha il viso molto simile a... come si chiama? Quello che stava nella band insieme a Johnny. È stato carino che mi hai fatto fare un giro. Io devo andare. Beh, si è fatto tardi. Sarà meglio che vada. Che poi perché cacchio siamo saliti su sta macchina? Ah, non so nemmeno chi ringraziare per avermi salvato il culo. Come ti chiami? V e basta. Ok, perché no? Ci vediamo, V. Grazie, Mike. Ciao, ciao. Beh, non è stata difficile come missione. Abbiamo ottenuto anche un'arma unica. È Mike mi ha contattato. Grazie dell'aiuto. Mi piace lavorare con i professionisti. Contratto chiuso. Grazie regina. Va bene, quali altre missioni sono disponibili? Uno si trova qui e l'altro si trova qui vicino. Non ho più contratti per te, V. Ma va. Ci trasferiamo qui a Evergreave Street. Andiamo a vedere di che missione si tratta. Tira sulla testa, amico. Anche se non ti conveniva farlo. Nascondiamo il corpo e lo infiliamo dentro la macchina. Ecco fatto. Addio. Mettiamo al posto della spada il coltello, dai. Giusto per lanciarli, perché sennò non li lanciamo mai. Facciamo la stealth, ovviamente, la missione. Preso in pieno. Dove sei? Preso in testa. Preso! Da dove sei saltata fuori tu, deficiente? Vieni qui. Volevo farla silenziosa io questa missione. Non volevo uccidere nessuno. O meglio, non volevo uccidere nessuno senza fare un casino, eh. Beh, che dire. Un bel colpo in faccia. Risolve sempre tutte le situazioni. Dove sarà lo shard che è stato rubato? Forse è questo? Bene, ne dubbi. Bene. No, è questo. Ottimo. Potremmo anche spiarlo, dite? Cazzo, V, la sesta strada sta? Sta chiamando i rinforzi, prendi lo shard e taglia la corda. Rug, mi conosci. Sai che mi voglio divertire. Cos'è successo?
Ma che cazzo? Ah già, non ho... Volevo lanciare una granata, ma non ho... Non ho le granate. Allora, ammetto che mi sono un attimo cagato. Ma perché mi è apparso all'improvviso e non so come ho attivato la modalità fotografica. Vabbè, guarda, dettagli. Allora, chiamiamo questo tizio. Carl Ginsky. Pronto, Carl? Ho i dati, e ora? Bene, molto bene. Dobbiamo incontrarci il prima possibile. Conosco un posto dove... Aspetta, ti mando le coordinate. Va bene. Ci vediamo allora. Vieni subito. Arrivo, Spera. Arrivo. Non ti preoccupare. Dove si trova? Qua vicino, ci arrivo a piedi. Taglio anche la strada perché sono un criminale pazzo. Ehi, ciao. Oh, grazie a Dio sei qui. Vieni, Carlo. Certo, certo. Ecco. Perché ho paura che voglia fregarci? Ah! Merda! Mantenete la posizione! Abbattetemi! Aspetta, aspetta! Che granata usiamo? Che granata usiamo? Questa qua tossica, dai! Oggetto leggendario! Prendetelo di lato! Spero che sia un cappello! Non sparate! Non me! Vai! Esci fuori! A ore 12! È un cappello? Ah! Una stupida pistolina! Medico, troppo lontano, non riesco... Ecco fatto. Beh, comunque non è stato difficile. Carl, tutto bene? Sì, cazzo. Diciamo così. Ti conviene tirare fuori gli Eddie e levarti di tutto. Tieni, prendi, prendi. Aspetta. Perché non posso saltare? Forza, Carl. Vatti a fare un giro. Rispondiamo a Rug. Devo ammetterlo, sono colpita. Alla fine si è messa male, poteva andare tutto a puttane, ma beh, il cliente respira ancora e tu. Prepara un rifugio per Carlo. Perché? Penso ti che preoccupi? Magari un piccolo extra. Bel lavoro, sul serio. Perché c'è da preoccuparsi ormai, Rug? Quando mai io faccio casino? Esagero una volta, una sola volta, e la tua vita va a puttane. Sono finito a V, ma almeno sono ancora vivo e devo ringraziare te, fanculo con lo short e fanculo a Kang Tao. Non farti beccare, Carlo, in bocca al lupo. Stammi bene. Però non scrivere mentre guidi. Devo andare, potrebbero averci tracciato. Grazie, V. Di nulla, Carl. Allora, ultima missione disponibile. Dove ti trovo? Eccola qua. Incontra Pedro nella sua stanza di motel. Arrivo, Pedro. Pedro? E sta chi, Pedro? Pedro? Sei tu? Ti manda il capitano? Sì, mi manda lui. Sono V. Un attimo, per favore. Certo. Scusa, arrivo subito. Vai tranquillo. Stai creando le telecamere. Ovviamente non abbiamo abbastanza intelligenza. Cos'è questa Cos'è roba? Cos'è questa roba? Il pelato è uno spacciatore, la biondina vive nel motel. Parli spesso da solo? Mm? Oh, scusa. Volevo essere sicuro che non ti avessero seguito. Dovrebbe essere tutto ok. Ah, scusa. È un po' la coda di paglia, vedo, non eh. Mi sono presentato. Sono Pedro. Ciao Pedro. Corporativo, non ti ha seguito nessuno, garantito. Non mi ha seguito nessuno e nessuno ti vede, garantito. Come fai a esserne sicuro? Era un corporativo. Se la ZTEC avesse dei sospetti, saresti morto da un pezzo. Secondo me, non conti abbastanza per essere sui. No, oh, che cattiveria. Comunque, il capo mi ha detto che hai in ballo un colpo e ti serve una mano. Mm-hmm. Vorrei prendere in prestito un camion della compagnia. Ah, per cosa? Il datore di lavoro. Beh, sì, ma parla piano, per tranquillo favore. Che non ti caga nessuno. Hai mai fatto una cosa simile? È la tua prima volta, vero? Una rapina del genere. Ottimo. Ma mi sono preparato. Come? Va bene. Cosa hai in mente? Sì, il piano. Ecco cosa ho pensato finora. Quindi? L'obiettivo è un trasporto automatico della ZTEC con dei propulsori per AV. Ha un randomizzatore. Ogni giorno cambia percorso. E come sappiamo dov'è? Ho riprogrammato il randomizzatore. So come funziona. Quindi puoi prevedere il intelligente. Percorso. E poi? Prima fermo il camion, poi hackerò il sistema. E io che devo fare? Prenderlo. Tu sarai già lì ad aspettare. Salirai e seguirai le mie istruzioni per rubare il trasporto.
Va bene. Dove devo aspettare il camion? Un posto che si chiama Kenmore Café, lì fuori. Nei prossimi giorni il camion dovrebbe passare di lì verso le 5 del pomeriggio. Ti chiamo quando sei lì. Va bene, ci penso io. Sembra semplice. Ci sentiamo. Ti basta? Non ti serve sapere altro? No. Pedro, amico mio, non è la mia prima volta. Certo, certo. Ma ricordati, Kenmore Café all'incrocio. Va bene. 5 in punto. Tranquillo, mi ricordo. Vado lì per le 5, allora. Ah, ottimo, abbiamo preso anche lo shard. Neanche lo sapevo, io stavo per prendere tutto quello che c'era. Eccoci arrivati al caffè. Vediamo che ore sono. Sono le 8 del mattino. Ah, posso anche aspettare qua direttamente. Ottimo, così non devo neanche mandare avanti il tempo. Ci pensa da solo il gioco. Sono io. Ma va. Ok. Occhio all'incrocio. Perché penso che questi due siano coinvolti? Vai, al camion, ora! Ci penso io! Al camion, ora! Che devo fare? Siediti sul sedile del passeggero. Ah, così. Sono dentro. Inserisci il chip a destra del volante. Fatto. Maledizione. Di qualcosa, Pedro. Un attimo. Ci sono. Ma quel tizio ha appena fatto una foto. Quindi io mi rilasso e mi godo il panorama. Occhio, quei bastardi potrebbero arrivare a momenti. Ma farmi prendere almeno il fucile, no? Giusto per sicurezza, non per altro. Merda! Ma va. Calma, Pedro. Allora, aspetta. Non posso neanche cambiare arma, fantastico. Perché sono bloccato con questa pistolina merdosa? Perfetto. Si è andato a schiantare da solo quello. Bene, ma che gioia. Fammi usare questo, va. Ovviamente non posso usare nessun'altra arma. Fantastico. Ma che bello è usare una pistolina merdo in questo tizio? Quello lì è appena esploso contro un camion. Puttanega, curati. Vi. Non posso neanche curarmi, bene. Benissimo. Un altro camion mi ha appena salvato la vita. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro cosa, che avevo una pistolina di merda. Il loro runner mi sta addosso. Ce la fai? Prendi il volante. Ce l'ho. Non è vero, però vabbè, fa niente. Ora ce l'hai. Lascio l'auto da T-Rempire. Sì, ci è mancato poco. Vai avanti, fino alla fine. Vai tranquillo, okay. Ci penso io. Eccoci qua, siamo arrivati. Posso scendere? Ma perché siamo usciti dall'altra parte? Okay. Vabbè. Emissione completata. Ce l'abbiamo fatta! Porca troia! In bocca al lupo, buon viaggio, devo scappare. In bocca al lupo. E fossi in te, sparirei per qualche giorno. Grazie. Di nulla. Tieni la testa a posto, ok? Sì, certo. Grazie ancora. Più restiamo qui a parlare, più facile sarà per la Z-Tech trovarci di nuovo. Certo. Passo e chiudo. Già, ci si vede. Muamare il capitano. Splendido lavoro, Vi. Non so cosa ne pensa Pedro, ma per me sei grande.
Visto? Tu giochi bene le tue carte, riesci sempre a riempirti il portafoglio. Come se fosse vuoto. Ehi amico, è stato bello, abbiamo lavorato bene, ci siamo fatti qualche risata, ma non lasciamo spegnere la passione. Appena ti rilassi un po' il mondo ti prende a pugni in faccia. Ho qualche affarunco in cui voglio concentrarmi, fare il fix e andare a contatti, ne ho abbastanza, almeno un po' in certo senso. Ma ehi, non piangere, ti ho mandato qualcosina con cui asciugarti le macchie, lo troverai tra gli altri tuoi giocattoli, ci vediamo. Oh, mi hai lasciato un regalo. Aspetta, non c'è neanche bisogno che vado a casa, posso forse vederlo dal mio inventario. O meglio, dal mio nascondiglio. Forza, arriva qua, dai. Brava la mia motina. Che colpo che ha fatto. Che cosa mi ha lasciato il capitan? Questa qui? Il fucile a pompa? Il Bloody Maria. Aumenta la probabilità di abbattimento, sanguinamento e smembramento. Sarà un vero macello. Lo posso immaginare. Grazie, capitano. Non mi aspettavo che fosse così particolare. Va bene, potenziamolo al massimo. Già fatto, bastava un potenziamento. Va bene, rendiamolo leggendario allora. Eccoti qua, fatto. E potenziamo. È appena crashato il gioco. Thank you.